Ok, questo è lo scherzo che hai fatto te. Riesci a vedere? Sì, Ok, sento, sì. fai un'anticipazione di cosa si va a trattare banalmente. Cioè, è stato fatto un po' prima di questa situazione. È stato fatto un po' di tempo fa, sì. Cos'è successo, praticamente? Praticamente abbiamo simulato dei video porno nella macchina di Ferri, che è un attaccante del Milan molto famoso del passato. Io ho rischiato molto perché lui, tante parti, cioè, ovviamente come in ogni cosa, non ci sono dei cut e dei montaggi, io ho rischiato molto la mia vita in questo scherzo. Forse non posso dire cose, però ho rischiato molto, reale, non fake, ho rischiato Allora, molto. ok, facciamo così, Max. Quando c'è qualcosa che anche vuoi spiegare, dimmi stoppa qua, che così ci dici magari dei dietro le quinte, qualcosa Ah, di. ok. Va bene? Io avvio, eh. Poi dimmi anche quando ci potrebbero essere dei momenti in cui oscuri. Anche se cioè, ci sono spezzoni a caso, quindi non è che me lo ricordo. Ok. Dai, poi. Io sono Tutti pronto. conoscete Fake Taxi, il famoso format a luci rosse del mondo. Tutto bene, o quasi. Ma non se la macchina in cui si gira il porno è la tua costosissima fuoriserie nuova di pacca. Ok, aspetta che abbasso un pelo. Sono Riccardo Ferri, storica bandiera della nazionale e dell'Inter, tira come tante Marco, figlio di Riccardo e noto influencer, E invita lui a lo conosce, pranzare lui è il e tuo qui amico? inizia a brindare a Eh grandi no. novità. No, lo conosco. Nuovo lavoro. Quindi tu non conoscevi neanche il tipo, cioè non eri. No, Ti hanno. le uniche che conoscevano erano le ragazze che ovviamente erano mie amiche. E Ok. con due delle ragazze che ci sono nello scherzo ci ho anche girato un reale porno. Mentre qua è tutto fake nello scherzo, con due di loro ci ho fatto proprio un video ludico penetrativo. Ok, va bene. Una cosa bomba. C'è l'investimento al buio. Non ha capito niente. Grazie Si per. tratta di un Tu entri tra investimento di cui poco? lui stesso diventa Dalla grande Inter al nostro grande taxi. Ma lui non sa Ma era cosa sta dell'Inter, non era del pubblicizzando. Milan. Abbiamo un set con due attori che bombano per finta. Lei è una bella brunetta e lui è il pisellomane Max Felicitas. Per esempio, qui Aspetta, Ferri aspetta, penserà ecco, che i due fichi. fermo un attimo. Io volevo chiedere alla chat, perché mi presentano come il pisellomane, ma pisellomane cosa cazzo vuol dire? Cioè, pisellomane secondo me è amante dei piselli. No, pisellomane cosa vuol dire? Cioè, strano. Infatti, quando l'ho visto ho bestemmiato. Cosa vuol dire pisellomane? Pisellomane vuol dire, non lo so, è un Ho po'. capito, ninfomane Potenzialmente porti non è dipendente dal l'immagine sesso. dell'abile Pisellomane cos'è? Dipendente dai dell'Inter. piselli? Oh, Cioè, cosa vuol dire? No, non sono lo so, serio, secondo me scusa. volevano, visto, hanno detto, ah, tanto lo conoscono Max, i giovani, per cui non, potevano dirti il porno attore. Pisellomane, cosa vuol dire? Cioè, che gioco con i piselli? Cos'è questo? Cioè, no. Vabbè, sì, in effetti non ci avevo pensato, perché non ci avevo Un attimo, pensato. prova a fare una ricerca su Google. Pisellomane. Amante dei piselli. È normale, cioè, allora, cioè, su Yahoo Answer leggo, un attimo, posso leggere? Sì. Ho 78 anni e una gran voglia di pisello, è normale? Aspetta, un attimo, quando ero giovane mi facevo delle gran cavalcate, ma ora mi sento un po' anziana, però la voglia resta, una vera e propria passione per il pene. Non è che qualcuno online ci ha voglia di una ragazza con tantissima esperienza come me, è normale? Aspetta, dov'è? Ma dov'è? Cioè, perché esce sta roba qua nel pisellomane? Un attimo. Cioè, capito? Escono cose strane. È normale essere così pisellomane alla mia età? Cioè, cioè, pisellomane vuol dire forse che è uno che gli piace il cazzo. Cioè, è strana sta roba. No, Super strana, ma Max. perché? Qua Vuol è scritto, su Google è scritto, il pisellomane non aveva altro da fare che inciuciare piselli. Cioè, capiamo che c'è qualcosa. Ma cos'è sta roba? Cioè, capito? Uno si presta a fare delle cose e poi viene descritto come un pisellomane, è strano. Esatto, alcuni dicono denuncia Mediaset. Marco, devo girare la zero. La zero di. Ma io non so un c***o. Sai Così cos'è? Riccardo scende e consegna l'auto al figlio. Giada si infila fingendo di cercare un anello e recupera un oggetto ambiguo che porta in casa. L'oggetto è la prova inequivocabile di un tradimento e lei inizia a fare una scenata di gelosia. Non hai niente da dirmi? Cos'è che è successo? Ma tu sei fuori? Quindi tu quando hai preso questa macchina? Dove va la macchina gli ultimi giorni? Porco, non Faccio vedere una cosa. minchia, mi due coglioni.
Qui sapete essere un fake. Preservativi. Lei per innervosirlo ci giochicchia. Giada, non toccarli quei cosi lì. Max, aspetta, stop un attimo. Max, ma tu quando... cioè, tu sapevi già lo script, sapevi già in che situazione ti andavi... Beh, io sapevo a grandi linee quello che dovevo fare. Poi ovvio che dal successivo in poi, ovvero da quando... e entrerà lui in casa e ci sarà. Ok, allora te la faccio dopo la domanda, se si vede. Le idee gliele chiarisce il suo compare Fabrizio, che sulla chat degli amici posta il classico video sessuale che piace ai sessantenni. Allora Riccardo zooma per vedere meglio. Ma ne... questa è la mia macchina. Oh, finalmente hai capito qual era il business di tuo figlio. Questo porta della gente in casa mia senza chiedermi un cazzo. Sguardo di disperazione al vuoto, mano sulla faccia come appena sveglio e espressione contrita da padre in allarme. Capiena barca la soglia, ecco, di casa, ecco, troppo ginepraio di uomini e donne nu. Allora, da adesso in po', cioè prima ovviamente il video in macchina era stato un attimo, capito, strutturato, cioè ci mettevamo d'accordo insomma su cosa fare, ovviamente era tutto fake con un calzino. Però da adesso in poi invece ovviamente entra lui, quindi c'è la sua reazione, quindi nessuno sa, cioè le indicazioni base era che io ero chiuso nella sua camera da letto nudo, okay, con una tipa nuda, e due tipe invece erano sul suo divano in salotto, che è un divano a cui lui ci tiene molto, ovviamente anche il letto di camera sua ci teneva molto, no? Okay. Quindi da adesso è tutto che io non sapevo come poteva reagire. Cioè tu avevi solo lo script di stare lì, di farti sgamare e no, di stare lì, lui doveva battermi finché si incazzava e poi aprirgli. Okay. Io ero chiuso, adesso sono chiuso a chiave in camera sua nudo. Ok. Dici che c'è rischio di censura? Devo censurare? In teoria ho coperto tutto, capiamo. Ok, ok. Di che sia. Dovete uscire. Subito devi uscire. Certo. Oh. Tappi la divana, piacere. No, no. Tappi lì. Chi l'ha fatto entrare? Dov'è Marco? Marco! Non sa veramente che cosa fare. Prende un martello perché scopre che sul letto di camera sua c'è un secondo set con il mitico Max Felicitas. Un attimo. Apri la porta. Apri sta cazzo di porta. Lui era incazzatissimo perché ovviamente ero nudo con cazzo sul suo cuscino. Spiegato. Ovvio che era incazzato che c'era cazzo sul cuscino. È che avendo censurato lo spiegava, era proprio il suo cuscino. Ah, ok, giusto. Lui era nudo con pene sul cuscino del tipo. Io comunque un po' censuro per sicurezza in questo momento. Ma tu sarai sempre nudo? No, fine di sta roba qua mi vesto. Ok. Vestito. Anche da adesso non è più ballabile. No. Ok. Ti sei beccato il tipo con un martello. Sì. Poi è andata molto peggio, è stato censurato. Vai, avanti. Ok, andiamo avanti. Dai, io adesso non me ne vado da qua, perché non ho i miei soldi. Ascolta. Adesso, vai, pulisce. È uno scherzo delle iene. Lei la complice. Tutto bene, quel che finisce bene. Non può recitare, sta bene. Allora, è stato molto divertente girarlo e ovviamente, come dicevo, è stato censurato un po' perché era troppo lungo, cioè, quindi sono stati tagliati delle parti di cioè ovviamente lo scherzo è durato molto di più, ovviamente però doveva essere stato fatto in 10 minuti, quindi sono state tagliate delle parti ovviamente, no? Ma comunque, cosa ti devo dire, lui è stato molto più, cioè ci sono state delle parti dove è stato molto più minaccioso. Beh, cioè, penso che io forse avrei reagito anche peggio, no? Se torno a casa e vedo la... Poi io la mia macchina ci tengo tantissimo, se sapessi che girassero un porno nella mia macchina... Girassero. Cioè, incazzerei tantissimo. Ma no, dietro le quinte non si è visto, cioè non ti ha fatto... Non è che ti ha picchiato altro. No, le mosse più forti che erano quelle lì. Però è andato avanti per tanto tempo il fatto che io gli chiedevo di ritornare in camera a prendere la roba e lui non mi lasciava. Ok, per cui quella cosa, siccome l'hanno fatta tanto, l'hanno tagliata, l'hanno censurata. Certo, molto lunga, molto quindi lunga. Quindi comunque ti hai dato un po' di feedback da dopo questo scherzo, caro pisellomane. Ciao Max. C'è feedback in che senso? Grazie a lei. Che ti hanno scritto in tanti, ho visto lo scherzo, a grande. Cioè nel senso è comunque un... Cioè a me ha fatto molto piacere che le Iene Mediaset abbiano mandato il mio sito in sovraimpressione.
Quindi, no, quello te lo sei editato tu. No. Giuro, vai sul sito delle Iene, vedi, c'è proprio www.maxeditasvideo.com su Italia 1. Ah, ma quando guardavano i video? Sì, c'è proprio il mio sito. Ma che hanno... Vabbè, è un'altra piccola, devi...